Allora, siamo su Liberi TV, se non sbaglio, esatto. È una web TV free, molto free, libera. E quindi, ecco, conosco. La conosci? Allora, io invece non la conosco. Qui abbiamo Andrea Trisuoglio, conosciuto nell'ambito radicale, soprattutto per quanto concerne le iniziative che ha svolto l'associazione Luca Coscioni sul territorio nazionale e non solo. E quindi oggi vi faremo, in questa circostanza strana, una festa, non ho capito bene se è una festa della semina o se si semina qualcosa in questa festa. E quindi c'è questa iniziativa a cui Andrea annualmente partecipa, se non sbaglio questa è la terza edizione di questa festa, e quindi in questa circostanza Andrea è testimone vivente della iniziativa sua e anche di altri malati fatta con l'associazione Coscioni. Allora, arriviamo al dunque. Perché tu sei presente in questo ameno luogo oggi? Perché i miei insieme, i PIC, i pazienti, che a volte diventano anche impazienti, si spazientiscono un po' per i tempi anche che sono distantissimi dai tempi della politica, purtroppo, i tempi dei malati. E quindi insieme a PIC, un'altra associazione di pazienti, andiamo a denunciare semplicemente l'obbrobrio della legge Fini-Giovanardi, che è quella che criminalizza non soltanto la gente comune, quando criminalizza i pazienti. Noi della politica, e mio onore di essere anche radicale, abbiamo il dovere di intervenire anche verso i pazienti. Questi pazienti impazienti hanno davvero bisogno di semplicemente della canapa, dei derivati della canapa o di qualcos'altro? Beh, i pazienti sono un gruppo di pazienti appunto con varie patologie. La presidentessa Alessandra è per esempio affetta da epilessia, il vicepresidente che è qui anche con noi, Alberto Sciolari, affetto da HIV. Sono patologie per cui è nata anche la canapa. Ok, quindi la canapa è come dire un possibile rimedio per queste malattie, però non è la soluzione assoluta. Chi ci ascolta potrebbe anche pensare che la soluzione sia solo e soltanto la canapa. Ci puoi raccontare brevemente qual è stata la tua iniziativa in seno alla Regione Puglia e che cosa hanno guadagnato un po' tutti i cittadini pugliesi negli ultimi anni? Rapidamente. Abbiamo portato semplicemente una delibera in consiglio regionale, la 308, il 9 febbraio 2010, con l'associazione Luca Coscioni. Abbiamo chiesto un piano straordinario di informazione a medici e pazienti, perché hanno bisogno in primis i medici di conoscere i metodi per importare il farmaco, perché per decreto ministeriale devi seguire tutto un iter non burocratico lunghissimo per i pazienti. Questa iniziativa, scusate se ti interrompo, questa iniziativa è stata ripresa anche da altre regioni d'Italia, oppure voi avete ripreso quello che è stato già sviluppato da altre regioni? È una iniziativa nota questa della Regione Puglia, oppure c'erano già delle realtà in cui quella per esempio della dispensa dei vari farmaci di Pulvedro Casati? Ma lo prevede un decreto ministeriale dell'11 febbraio 97, vecchissimo, l'accesso ai farmaci cannabinoidi già era previsto nel 97, figuriamoci oggi nel 2012. Allora, insomma, notiamo che ci sono in realtà effettivamente questi
i rallentamenti probabilmente penso che siano dovuti anche alle lobby della medicina allopatica, che non vogliono che si occupi dello spazio nell'ambito dei farmaci dispensati dalla regione, immagino, no? Si fa male a pensare male? No, assolutamente, sulla questione costi c'è tanto da dire verso la sanitaria voglia. E qui non si tratta di buonismo verso i pazienti, si tratta proprio di buonsenso. E credo che noi della Coscioni, noi radicali, possiamo ben sapere, anzi, come far risparmiare un servizio sede regionale. E stiamo portando avanti varie iniziative con i compagni di Cana Puglia, con i compagni naturalmente di sul territorio nazionale, le varie realtà antiproibizioniste. Stiamo facendo veramente tanto. È come quando giocavamo alla battaglia navale, ricordi quando eri piccolino, facevi colpito e poi affondato? La stessa cosa la facciamo con la vita dei giovanardi, la stiamo colpendo sempre la vita dei giovanardi, e presto affonderà. Va bene, penso che ci risentiremo e anche a stretto giro sulle tematiche dell'associazione Coscioni, e quindi ringraziamo i Liberi TV. Ciao Liberi TV, ci vede e ci ascolta, bye bye.